Ma il fisico nucleare Vasilij Nesterenko, progettista di Chernobyl, non è d'accordo sulla fine dell'emergenza e da anni lancia l'allarme. Oggi hanno messo parecchie tonnellate di sabbia sopra questo materiale che c'è dentro. Visto? И вынесет в Чёрное море по Днепру. E in seguito dell'inondazione questa sabbia potrebbe salire su e portare tutto ciò che c'è sotto. Пока не убрано отсюда топливо, опасность этой станции сохраняется. E finché il combustibile non è portato via, il pericolo rimane sempre. C'è il Dnepr, che è tutto vicino a reattore, e se ad esempio in primavera c'è un'inondazione che copre, diciamo, il territorio della stazione, allora tutto potrebbe andare verso il Mar Nero. Può portare questo pericolo non solo per l'Ucraina, ma per tutti i paesi che circondano, che si trovano sulla costa del Mar Nero e che poi è collegato anche con il Mare Mediterraneo. Il pericolo di questo reattore sta non solo per la Bielorussia, ma per tutta l'Europa. Il placido Dnieper potrebbe dunque risvegliare il vulcano spento.